Quando si parla di il Movimento 5 Stelle ha incontrato la stampa per parlare del piano sanitario regionale elaborato dal commissario Filippo Basso e tuttora al vaglio del Ministero. In particolare Antonio Federico si è soffermato sull'integrazione pubblico-privato e sulla necessità di riequilibrare il rapporto puntando di più sulla sanità pubblica. L'indirizzo che si sta dando anche con questa nuova programmazione che sta immaginando il commissario ad acta Frattura prevede una integrazione pubblico-privato della quale noi vogliamo avere contezza maggiore, vogliamo capire quale sarà il ruolo della fondazione, quale sarà il ruolo del Cardarelli, se le unità operative verranno trasferite alla fondazione tout court senza averne la gestione, oppure questa gestione come avverrà, perché solitamente abbiamo visto che quando il pubblico e il privato interagiscono è solitamente sempre il pubblico a rimetterci. Tra l'altro quello che il piano basso definisce in un passaggio che è per noi fondamentale, in cui c'è il riparto dei fondi e del budget regionale della sanità in Molise, si parla del 60% di budget per il pubblico e 40% per il privato, quindi anche di posti letto. E questo è un dato che discorda completamente con quello che è la media nazionale, che si attesta sul 20% per il privato. Questo è dovuto anche al buon gioco che il privato ha avuto in regione, soprattutto a causa di anni di dissesto finanziario per quanto riguarda la sanità, di piani di rientri, di depotenziamento anche delle scelte che il Consiglio regionale può fare, la politica può fare in questo senso, demandando ai tavoli ministeriali. E quindi il privato, soprattutto Neuromed e Fondazione Giovanni Paolo II, hanno avuto buon gioco in questo. E sono molto più presenti anche a livello di prestazioni fornite rispetto a quella che è la media nazionale. Intanto una cinquantina di lavoratori della ex Cattolica stanno rischiando però il licenziamento. Sì, questo è un altro tema importante e questo tema è legato soprattutto a quello che è l'obiettivo che si vuole raggiungere. La Fondazione mette sul piatto il contratto di 45 infermieri, lo sta facendo già da tempo, per in qualche maniera riottenere indietro delle prestazioni. Il pagamento di prestazione, la garanzia in questo senso. La Regione non sta andando in questa direzione e vogliamo capire che direzione si vuole arrivare. Cioè se la Fondazione dovesse perdere questi 45 dipendenti, riuscirebbe a garantire la qualità e la quantità dei servizi erogati attualmente con le turnazioni, ad esempio. Inoltre, la Fondazione, la sua dirigenza, verrà in qualche maniera allontanata, verrà sostituita da qualcuno? Chi? I soliti nomi della sanità privata regionale. Cerchiamo di avere chiarezza su questo.